In una piazza San Pietro trasformata in un giardino fiorito dai 35.000 fiori che da più di 30 anni vengono portati dall'Olanda per le celebrazioni pasquali, è risuonato l'annuncio, il canto della Chiesa, Gesù è risorto. Lo ha cantato il diacono nel rito del Resurrexit, all'inizio della messa, della domenica di Pasqua, mentre veniva scoperta l'icona cherubita del Salvatore, e lo ha ripetuto Papa Francesco in un'omelia a braccio. La Chiesa, ha detto, non cessa di dire alle nostre sconfitte e ai nostri cuori chiusi e timorosi, fermati, il Signore è risorto. Ma allora, si è chiesto il Pontefice, come succedono tante disgrazie, malattie, tratta di persone, guerre, vendette, odio? Dov'è il Signore? Ed ha raccontato una telefonata con un giovane gravemente malato. Guarda Gesù in croce, non c'è altra spiegazione. Dio ha fatto questo con suo figlio. Sì, è stata la risposta del ragazzo, ma lo ha chiesto al figlio, che ha risposto sì. Ma a me non ha chiesto se volevo questo. Così la fede in Gesù viene giù, ha commentato il Papa. Ma la resurrezione di Cristo non è una festa con tanti fiori, è il mistero della pietra scartata che finisce per essere il fondamento della nostra esistenza. E noi, anche noi sassolini per terra, in questa terra di dolore e di tragedie, con la fede nel Cristo risorto abbiamo un senso in mezzo a tanta calamità. Cosa ci dice la Chiesa oggi davanti a tante tragedie? Questo semplicemente. La pietra scartata non risulta scartata. I sassolini che credono e si attaccano a quella pietra non vanno scartati, hanno un senso. E con questo sentimento la Chiesa ripete, ma da dentro del cuore, Cristo è risorto. Pensiamo un po', ognuno di noi, ai problemi quotidiani, alle malattie che noi abbiamo vissuto o che qualcuno dei noi parenti ha, alle guerre, alle tragedie umane. E semplicemente con voce umile, senza fiori, senza solo, davanti a Dio, davanti a noi. Non so come va questo, ma sono sicuro che Cristo è risorto e io scommesso su questo. Fratelli e sorelle, questo è quello che mi viene di dirvi. Tornate a casa oggi, ripetendo nel vostro cuore, Cristo è risorto.